Wedi, anticipazioni gennaio, Maria perde le staffe Armando e tira in ballo il chirurgo. Nervi tesi nello studio di Uomini e Donne e le anticipazioni delle nuove puntate. Che saranno trasmesse a gennaio 2023, rivelano che Maria De Filippi ha sbottato e perso le staffe contro Armando Incarnato. La conduttrice del talk show di Canale 5 pare che non abbia gradito il modo di fare di Armando e non si sarebbe fatta problemi a bacchettarlo. Al punto da tirare in ballo anche la visita dal chirurgo del Cavaliere Napoletano. Testimoniata in questi giorni sui social. Le anticipazioni che riguardano le nuove puntate di Uomini e Donne, trasmesse da gennaio 2023 su Canale 5. Rivelano che Armando si ritroverà al centro dell'attenzione, dopo che Maria annuncerà l'arrivo di una nuova dama interessata a conoscerla. Trattasi di una signora con la quale in passato Armando avrebbe avuto già dei contatti. Salvo poi interrompere la frequentazione e la conoscenza. Il motivo? Armando in studio ha sostenuto di aver capito che questa dama non fosse realmente interessata a lui, mentre la donna sosteneva il contrario. La dama pare abbia raccontato di voler fare delle videochiamate con Armando, cosa che lui avrebbe sempre rifiutato, mostrando scarso interesse nei suoi confronti. La reazione di Maria De Filippi, di fronte a tale situazione, non sarebbe stata delle migliori e le anticipazioni di Uomini e Donne del mese di gennaio rivelano che la conduttrice avrebbe perso le staffe. Maria gli ha detto, ma tu sei l'unico che ha OED? Ti senti un personaggio, ha riportato Lorenzo Pugnaloni tra le anticipazioni diffuse sul suo profilo social. Sempre nel corso dell'ultima registrazione del 29 dicembre, la conduttrice avrebbe tirato in ballo anche la visita dal chirurgo di Armando, di cui ha mostrato una foto sui social nelle ultime giornate. Sta di fatto che questa non è la prima volta che Maria De Filippi si ritrova ai ferri corti con Armando all'interno dello studio di Uomini e Donne. Già qualche tempo fa la conduttrice aveva sbottato e perso le staffe con il Cavaliere Napoletano del talk show pomeridiano, che continua a essere uno dei personaggi più discussi e controversi di sempre. Tuttavia, malgrado gli scontri che ci sono stati tra di loro, la conduttrice di Uomini e Donne non ha mai ritenuto opportuno allontanare Armando dal parterre del trono over. Così come è stato fatto recentemente con la dama Pinuccia, eliminata definitivamente dal cast di questa edizione del talk show pomeridiano Mediaset.